riuscire a ringraziare il signor Zorda e i suoi collaboratori per questi anni. Hanno fatto un grande lavoro in questi anni, si sente? Sì, sì. Così come devo dire che devo ringraziare, perché ho vissuto con l'assessore Leprato direttamente, nel senso che i problemi erano suoi, noi li venivamo di sponda, però li abbiamo vissuti, e tutti questi anni per il discorso del taglio delle linee, per il discorso dei ritardi, per le problematiche che erano veramente pressanti. E devo dire che effettivamente i pendolari hanno fatto un grandissimo lavoro, perché erano sempre presenti e sempre molto attenti. Quindi effettivamente questo rapporto, questa sinergia, questa collaborazione è alla base delle possibilità di cercare di fare qualcosa, anche se effettivamente quello che si può fare non è tantissimo. Non è tantissimo nel senso che, facciamo un esempio, da quando l'appalto dei trasporti è passato, l'appalto alla competenza è passata alla provincia, per esempio, è successo un po' tempo fa che la corsa famosa delle ore 20 era stata soppressa. Questo ha significato che le persone uscivano dal lavoro e non arrivano dal treno in pullman. E è stata la capacità proprio di mettersi insieme, di fare un gran fermento, perché c'è stata veramente una lotta forte, che ha fatto sì che queste corse siano state ripristinate. Quindi questo è proprio emblematico, no? Come esempio del fatto che se ci si mette insieme, si collabora, a volte si riesce a fare qualcosa. Quindi obiettivo prioritario sicuramente, già abbiamo detto tutti, ma è fondamentale di quello che è la presenza dell'osservatorio, perché è uno strumento sicuramente essenziale. E poi impegnarsi nel chiedere, ma nel chiedere proprio perentoriamente, nel dire non ci stiamo, fa sì che quando vengono prese le decisioni per entrare in Italia per le rotaie e Alfea per la gomma, non essere interpellati, perché si fa presto a prendere delle decisioni che poi comportano delle conseguenze che sono pesanti, perché si crede che quella corsa tutto sommato non sia importante, poi si va a vedere effettivamente, come nell'esempio citato prima, quella corsa invece era essenziale. Quindi perlomeno essere interpellati, cioè il fatto che ci debba essere la presenza del comune, che non può andare da solo, perché da solo il comune non serve a nulla, proprio perché, tornando in questa cosa, devo dare ragione al vicino di sinistra Cannito, quando dice che bisogna ascoltare i pendolari, il lavoro è proprio quello, cioè mettersi insieme, perché attraverso il fatto di venire a conoscenza di quelli che sono i problemi si può cercare di apporvi una soluzione per quello che si può. Cosa possiamo fare? Io ho detto che per le terme andrò a Torino tutti i giorni a dire, a ricordare che bisogna fare qualche cosa, e poi ho detto che ferma la freccia. Io non so se ci riesco in questo, ma sicuramente quello di dire che tutti i giorni si dovrà rompere le scatole, questo sicuramente credo che sia un imperativo categorico al quale non possiamo sfuggire. Le criticità sono, se uno comincia a parlare adesso non finisce davvero più. Sicuramente una priorità, una delle cose che va stimolata tantissimo, è che ci sia una trattativa con quello che è il comparto ligure, perché la corsa per Genova fa parte del comparto ligure, quindi questo significa che bisogna che venga messa a conoscenza e che si rompano, scusate, le palle sul fatto che ci sono i treni merci che sono stracarichi su linee che sono vecchie, sono stracarichi, quindi si fermano e mi raccontavano che a volte si perdono addirittura proprio delle ore per questa cosa, perché rimangono bloccati, oppure ci sono barriere che non si alzano e per questa cosa per tipo qua si perdono delle mezz'ore. Sappiamo anche che sono state tolte delle corse, il fatto di aver tolto delle corse significa che se si arriva in ritardo si perde la coincidenza, cioè non sono cose da poco, perché sono cose che sono pagate sulla pelle di gente che comunque tutte le mattine si alza per andare a lavorare. Sicuramente le altre criticità sono anche quelle della città stessa, della nostra città, perché comunque è inutile pensare di dire di avere una città turistica quando non siamo in grado di far andare i turisti da una parte all'altra della città, perché la corsa è stagionale o orari che non si sa bene come, quando e perché, per cui io venga davvero di nuovo il trenino, io farò di tutto per rimettere il trenino, devo ringraziare Anna che l'aveva inventato, perché effettivamente come possiamo, cioè che crescita di prodotto turistico è se a quelli che vengono e diciamo onda da piedi poi c'è la macchina. E questo vale per un sacco di altre cose, vale per il passaggio di livello della regione Borgo, per esempio, è un passaggio di livello che non si apre mai perché lo chiudono quando il treno è a Nizza, quindi e questo crea problemi, crea disagi, ce ne sono un sacco di criticità, ma veramente tante. Poi qualcuna riferita alla stazione di Acqui Terme, la voglio dire poi dopo per quanto riguarda quell'altra domanda.
Ma di fondo cos'è che possiamo fare? Possiamo stare vicini a quelli che sono i nostri pendolari, perché l'unica cosa che può fare alla fine l'amministrazione, un sindaco, è quello di stare vicini a quelli che vivono il problema, che non è solo poi quello dei pendolari, ma da insegnante posso dire che è anche quello dei ragazzi, perché quante volte comunque arrivano in ritardo, ci sono dei treni che proprio non c'è niente da fare, li fanno partire un'altra ora, quindi devono uscire 10 minuti prima da scuola, e questo comunque gli dà un problema loro, devono chiedere il permesso, si sentono diversi, magari sul momento sono più contenti perché escono prima, però è comunque sicuramente un problema. Quindi tutto questo lo possiamo fare cercando noi di stare insieme, di lavorare insieme, di essere sempre a fianco dei pendolari il più possibile. Io ricordo che anche a volte dei periodi dove avete telefonate addirittura giornaliere, però i risultati si cercano di ottenere così. Sono brevissima perché sostanzialmente avevo già detto tutto prima e mi ero tenuta al discorso per alcune terme riferita proprio al 100, che in qualche modo è un argomento che è stato poi già toccato dal signor Zorzan. Effettivamente il Movicentro è un problema, nel senso che se nasce come questo centro poi funzionale, e poi che cosa succede? Che quando chiuso il bar è chiuso tutto, e quindi le persone sono lì che devono aspettare al freddo. Questa è già un'altra di quelle confluenze, di quelle cose che a volte veramente non ci si riesce a spiegare. Ma ce ne sono altre cose che riguardano Acqui e che non sono direttamente a contatto con il discorso della stazione ferroviaria di Acqui Terme, ma comunque è un elemento che mi fa piacere tirare fuori e chiedere in qualche modo. E cioè, Arfea, da quando non ha più la sede che attualmente è quella dell'AMAC, ha un deposito? Perché io ho parlato un po' con degli autisti e mi ha detto che effettivamente questo è un problema, ce l'ha. Perché non hanno un ricovero dove fare le manutenzioni, dove fare le piccole riparazioni, insomma anche questa, diciamo, ce l'ho, non è un aspetto non da poco. Quindi anche la stazione di Acqui, seguo un impegno per quello che posso, perché abbiamo visto qual è la situazione, quello che può fare il comune. Sicuramente la stazione di Acqui dovrebbe rimanere attiva il più possibile. Poi i tagli ci saranno, questo lo sappiamo, molto probabilmente c'è questo discorso di andare a guardare soltanto l'economicità, ed è una delle vergogne attuali, ed è una delle cose che ha fatto sì che proprio mi ha fatto mandare a quel paese il simbolo del partito sopra la testa, perché ho capito che oggi i comuni dovrebbero anche allearsi tutti insieme contro Barba Rossa, nel senso che cioè, i comuni devono difendere il proprio territorio, punto e basta, e non hanno altre storie da fare, perché devono veramente combattere contro tutto quello che gli viene imposto in qualche modo dalla normativa dall'alto, e quindi quello che è da fare è rivocarsi le mani insieme e protestare. Purtroppo è un